Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre, l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia, l'Italia che resiste. Grazie. Dimmi chi sono quei uomini stanchi. Una volta sola nella vita, ma ci mette davanti a tantissimi casi di difficoltà profonda. Ci rendiamo conto, proprio essendo consiglieri regionali, più credo di ogni altra, la cassa integrazione ha colpito più che da ogni altra parte, i casi di crisi di fabbriche più che in ogni altro caso. Dicevamo l'altra sera che davanti a queste difficoltà hanno retto, hanno ottenuto risultati solo quelle situazioni che hanno lottato fortemente, solo quelle situazioni in cui i lavoratori non si sono piegati, non hanno accettato tutto quello che è stato raccontato ma hanno saputo rispondere. E tutte quelle situazioni in cui attorno a loro c'è stata non solamente la solidarietà della pacca sulle spalle, non solamente gli ordini del giorno che nei consigli comunali, provinciali e regionali si sprecano, ma c'è stata una solidarietà attiva, il comprendere, il capire che il problema che hanno queste 67 persone non è un problema individuale, ma è un problema collettivo. Un problema che sta accadendo, che ci vediamo davanti ogni giorno e che ci sono moltissimi settori colpiti fortemente. Recentemente, per esempio, a Torino vi sono state delle manifestazioni dei cosiddetti precari della scuola che sono state molto grosse, lo sapete, 40.000 insegnanti quest'anno che non hanno il posto, 14-15.000 persone che lavorano nella scuola che non hanno più il posto, 50.000 persone in meno con una scuola che quindi peggiora. Il problema che abbiamo trovato è che questi insegnanti, questi lavoratori della scuola, che non sono privilegiati come spesso si dice, erano maledettamente soli, ragionavano per conto proprio, che i lavoratori di fabbrica erano soli, ragionavano per conto proprio, che altre categorie erano nelle stesse condizioni. Un problema che abbiamo davanti è mettere insieme tutto quanto questo, e mettere insieme tutto questo anche alle questioni democratiche che si hanno. Molto spesso, anche quando si parla di grandi temi della democrazia, che questo paese è in difficoltà, io sono vecchio, non conoscevo la canzone dei Modena City Ramblers, che è stata cantata prima, ho dovuto chiedere di chi era, in cui si parla di farabutti, mafiosi e robe di questo tipo, ma quando si parla di questi temi bisogna ricordare che questi reggono, che questi hanno senso, che la battaglia per una libera informazione, per una libera stampa ha senso solo se si lega alle questioni del lavoro. Adesso vedo, prima di noi erano per un'altra fabbrica di 170 operai andando praticamente in rovina, quindi anche lì mobilità, cassa integrazione e gratisino. Dopo di noi, alle 3 del pomeriggio, andavano per una fabbrica di Brescia che se non riescono a riconvertire il lavoro, praticamente in altri lavori, sono quasi 1400 a casa, quasi 1400. È un gran disastro, come diceva Frattini, un gran disastro. Che sembrava fosse cosa mia, sembrava un giovane puledro che appena liberato il freno mordesse la rotaia con muscoli d'acciaio, con forza cieca di baleno, con forza cieca di baleno. E un
giorno come gli altri, ma forse con più rabbia in corpo. Pensò che aveva il modo di riparare qualche torto. Salì su un mostro che dormiva, cercò di mandar via la sua paura. E prima di pensare a quel che stava a fare, il mostro divorava la pianura. Il mostro divorava la pianura. Il mostro divorava la pianura. Correva l'altro treno ignaro, quasi senza fretta. Nessuno immaginava di andare verso la vendetta. Ma alla stazione di Bologna arrivò la notizia in un baleno. Notizia d'emergenza, agite con urgenza. Un pazzo si è lanciato contro il treno. Un pazzo si è lanciato contro il treno. Un pazzo si è lanciato contro il treno. Intanto corre, corre, corre la locomotiva. È simile al vapore e sembra quasi cosa viva. E sembra dire contadini curvi, il fisco che si spande in aria. Fratello non temere, che corro a mio dovere. Trionfi la giustizia proletaria. Trionfi la giustizia proletaria. E intanto corre, 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 corre sempre più forte. Corre, 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 corre verso la morte. E niente ormai può trattenere l'immensa forza distruttrice. Aspetta solo schianto e poi che giunga il manto della grande consolatrice. Della grande consolatrice. La storia ci racconta come finiva così. La macchina deviata lungo una linea morta. L'ultimo suo grido d'animale, la macchina rotò, la pigliellava, esplose contro il cielo, poi il fumo sparse il velo, raccolsero che ancora respirava, raccolsero che ancora respirava, raccolsero che ancora respirava. Ma noi piace pensarlo ancora dietro al motore, mentre fa correre via la macchina a vapore. E che ci giunga un giorno ancora la notizia di una locomotiva come una cosa viva, lanciata a bomba contro l'ingiustizia, lanciata a bomba contro l'ingiustizia, lanciata a bomba contro l'ingiustizia. Grazie, grazie. Ciao, 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 e questo è il fiore
del partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Grazie a tutti, buonanotte, siamo vicini a voi. Grazie. Mettiamo la misura della mercegaglia quel cappio. E ce la tiriamo su così, la tiriamo con il tabuletto. Se le cose non cambiano, prepareremo il campo 2. Il campo 2!